Ma io credo che sia un'iniziativa bellissima, io sono onorata del fatto che venga presentata qui in questa sala della trasparenza e che abbia il patrocinio di Regione Liguria e che Regione Liguria ci sia in questo evento. Davvero faccio i complimenti a chi l'ha ideato e a chi con tanta pazienza e credendoci molto lo ha portato avanti. Avremo dei nomi importanti di artisti famosi a Spezia e li avremo abbinati ai disabili intellettivi che canteranno e si esibiranno sul palco in un concetto della disabilità che secondo me è fondamentale, quindi non la disabilità per la disabilità, perché ovviamente questo festival ha come obiettivo quello di mettere insieme sul palco, di far cantare insieme il disabile con l'artista famoso, ma è la disabilità che non è, diciamo, premiato sul palco in quanto disabilità, ma in quanto talento da tirar fuori. E quindi questi sono tutti, diciamo, piccoli, giovani artisti che sanno cantare, che saprebbero cantare, che noi, loro, diciamo, in questo progetto di ANFAS e dell'associazione che la sostiene, sono riusciti, diciamo, a dare gambe e a dare forza a quello che era un loro talento da tirare fuori. Io credo che tutte le occasioni per i normodotati e per i disabili per tirar fuori talento siano occasioni importantissime per i ragazzi e quindi è giusto il sostegno, è giusto esserci, è giusto crederci ed è, ritengo, un'iniziativa completamente in linea con quelle che sono state, diciamo, le iniziative, i bandi anche di questa giunta regionale, perché basta ricordare quello che abbiamo dispiegato come risorse sull'inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo, le tipologie dei progetti che andremo a sostenere ovviamente sono assolutamente in linea con questa iniziativa e quindi credo che sia un momento bello, di spettacolo, di gioia, ma anche credo di crescita per questi ragazzi e questo è assolutamente fondamentale. Sì, la cosa molto bella di questo festival è che appunto ci si mette in gioco, c'è una parte di artisti in gara, una parte di artisti ospiti, però ognuno canta con questi cantanti speciali che devo dire alcuni sono più preparati dei cantanti veri, assolutamente, inventata da Stefano De Martino, del famoso premio Lunezia, assieme all'ANFAS di Spezia. Questa manifestazione ci mette in gioco, c'è una collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti, infatti ci sono parecchi membri di quella formazione. La pattuglia di Liguri è molto ben nutrita. Oltre a noi in gara c'è Moreno, c'è Alexia che ha vinto il Festival di Sanremo, insomma, e tutti i ragazzi speciali che canteranno insieme a noi. Ognuno canterà una canzone propria con varie modalità, sarà una serata molto divertente, ma soprattutto è molto importante questa faccenda del fatto che per una volta chiamiamolo tra virgolette disabile mentale non viene preso solamente ad esempio per cure, per prevenzione, per aiutarlo, ma per fare dello spettacolo. 20 anni che noi ci occupiamo di fare cultura legata alla disabilità. Il nostro centro è famoso perché da 20 anni organizziamo i giochi nazionali Special Olympics e questa è stata una nuova avventura, dimostrare come le persone con disabilità intellettiva abbiano delle diverse abilità e penso che dai backstage che ci sono stati fatti in questi mesi il risultato sarà sicuramente ottimo.